Credo che davvero ci sentiamo come una famiglia, staff e giocatori, e quando si sentono dire delle cose, delle accuse fatte a una persona come Fabio Bongi, diciamo che mi hanno dato molto fastidio perché nessuno di noi entra in campo per perdere, quindi le partite vanno in modi diversi, però sentire certe accuse fatte a Bongi, diciamo che è stata una cosa che non ci è piaciuta, e penso anche che le persone che sono sugli spalti devono anche dare l'esempio. Come noi in campo cerchiamo di fare il nostro, bisogna poi che anche chi è sugli spalti dia un esempio e quindi tenga sempre degli atteggiamenti adeguati. Non è successo niente di particolare, però diciamo che questi episodi poi portano quello che portano. Credo che ci sia stata magari anche un po' di stanchezza negli ultimi due quarti perché davvero nei primi due abbiamo dato tutti noi stessi, abbiamo cercato di stare al passo, di dare davvero tanto sul livello dell'energia per stare attaccati col punteggio a loro e abbiamo davvero cercato di stare attaccati a Cremona. La stanchezza forse si è fatta un po' sentire negli ultimi due quarti e c'è anche da sottolineare che loro sono davvero una buona squadra, cioè c'è anche da rendere merito agli avversari, hanno fatto e realizzato moltissimi tiri da tre punti. Punti e hanno realizzato dei punti che a loro sono entrati e a noi no. Abbiamo preso anche noi dei buoni tiri, a loro sono entrati e a noi no. Quindi si può dire che comunque abbiamo fatto quello che poi potevamo. Abbiamo avuto dei momenti di difficoltà, però dobbiamo pensare al futuro e entrare in campo giocando duro come abbiamo fatto stasera, perché credo che si sia visto. Credo che sia normale da un lato quando le cose vanno male credere che ci sia il bisogno di resettare e ricominciare da zero, però non credo che questo sia il nostro caso. Tutti questi, tra virgolette, insuccessi che abbiamo avuto credo che alla fine dimostrino che questo è un campionato competitivo, appunto come dicevi, che ci sono squadre che possono dire la loro da cima a fondo della classifica. Abbiamo imparato a nostre spese che anche giocando una partita complessivamente buona, avere dei quarti come il nostro terzo quarto, ti può veramente spezzare le gambe. Stasera è successo così, però questo non toglie, nella mia opinione, che la nostra squadra sia una squadra competitiva e di questo vi posso assicurare che continueremo e faremo in futuro tutto quello che possiamo per meritarci di rimanere in questa lega. Credo che il coach sia un personaggio vincente, credo che lo abbia dimostrato in questa lega in passato, che è un allenatore che può far bene nella lega italiana, che lo ha già fatto in passato. È un allenatore che tende molto a spronarci, a farci sfidare noi stessi, però non può entrare lui in campo a tirare al posto nostro, non può entrare lui in campo a prendere rimbalzi al posto nostro e non può entrare lui in campo a avere l'energia che magari ci manca in certi momenti. Siamo noi che dobbiamo prepararci in base a quello che lo staff ci fa. Abbiamo visto, ripeto, come un quarto può veramente cambiare l'esito di una partita. Avere un quarto veramente negativo poi davvero, ripeto, ti spezza le gambe, quindi stasera è successo così. Però ripeto che secondo me il coach è veramente un personaggio vincente e lo ha dimostrato e sta continuando a spronarci a fare sempre meglio. È il nostro lavoro quello di giocare duro, di dare il massimo in campo, quindi credo che stia a noi trovare un modo di utilizzare queste energie quando magari anche vengono a mancare. Perché poi tutti si stancano, non siamo solamente noi in campo, anche l'altra squadra magari ha altre rotazioni, però anche loro condividono il campo con noi e tutti sono stanchi quando giocano a basket. C'è bisogno di trovare dei modi di superare questa stanchezza. Secondo me non è neanche giusto parlare di colpa, dare la colpa alla panchina, dare la colpa al quintetto base, perché è un lavoro che facciamo tutti insieme e sappiamo che dobbiamo giocare in un certo modo. Ognuno porta il proprio mattone per la causa. Credo che adesso veramente abbiamo bisogno viscerale di questa prima vittoria per poi sbloccarci e davvero esprimere al massimo il nostro potenziale. Giocando da così tanto tempo anche a basket, ho imparato che è normale quando poi le cose non vanno bene pensare che le cose continueranno ad andare male, cioè solamente da trovare il modo di, ripeto, riuscire a ottenere questa vittoria, perché se riusciamo davvero insieme a ottenere questa vittoria, potremo avere ancora più fiducia nei nostri mezzi e quindi migliorare. Quindi è anche un fatto di seminare qualcosa che poi dà i frutti, quindi fare quello che dobbiamo fare e poi avere in cambio appunto quello che dovrebbe essere.